Buongiorno a tutti dal vostro Roberto Nitro di Swiss Nitro Racing. Questa volta vi voglio fare un video on the road su un tema che mi hanno chiesto in tanti clienti in pista e non. Cioè, gli ADAS al giorno d'oggi sono indispensabili, sono utili? Servono? Bene, lo vedremo fra poco. Intanto iscrivetevi al canale che è gratuito e così riceverete sempre l'avviso quando metteremo nuovi video su nuove tematiche. E adesso sigla. Bene, abbiamo provato tante macchine con un sacco di ADAS. Al giorno d'oggi gli ADAS di secondo livello sono in moltissime auto, soprattutto nelle auto elettrificate, quindi dalle hybrid alle full electric. Bene, sono utili questi ADAS? Io trovo che non sempre, ma questo è un mio parere personale, questi ADAS sono utili. Anzi, talvolta sono, dalla parte della guida, un po' anche dannosi. Per esempio, e questa è un'opinione mia personale, io non adoro il lane assist. Sentite questo segnale? È quello del lane assist. Lane assist che mi corregge direttamente il volante se non sto in carreggiata e se io non tengo due mani sul volante mi avvisa e me le fa mettere. Il lane assist con correzione al volante che dà questi strattoni direttamente per rimetterti in carreggiata è una correzione che a lungo andare può dar fastidio, spaventare e far perdere anche il controllo dell'auto. Quindi non lo trovo un device, un qualcosa che mi aiuta nella guida. Ecco, innanzitutto bisogna passare questo concetto. Per me un ADAS effettivamente utile è un ADAS che ti aiuta alla guida, non si sostituisce alla guida. Un altro ADAS che abbiamo visto è quello del Blind Spot Monitor, cioè la telecamerina che compare nel cockpit o cluster o display, come si vuole chiamare al giorno d'oggi. Secondo me anche questo a lungo andare confonde, perché un conto è creare una telecamera al posto dello specchietto laterale, per esempio come ha fatto la McLaren Speedtail, che ha le telecamere ma non ha gli specchietti laterali e ha solamente le telecamere al posto degli specchietti. Quindi lì gioco forza, se uno vuole vedere lateralmente quando si sposta in sorpasso, in autostrada e cose di questo genere, è logico che deve per forza guardare la telecamera. Ma se io ho la telecamera e in più ho lo specchietto, magari con l'avviso di ostacolo, quel triangolino che vediamo nello specchiettino laterale, secondo me uno poi alla fine non sa dove guardare, cioè se guardare lo specchietto, guardare le telecamere sul cockpit o che cosa. Quindi alcuni device, alcuni ADAS sono estremamente confusionari e per dare tanta sicurezza si vuole fare troppo e si incasina sostanzialmente l'utente, il guidatore, il conducente. Altra cosa è la telecamera. La telecamera posteriore ha tolto via quell'atteggiamento, quell'atto che si imparava a scuola guida ai miei tempi, che era quello quando si faceva retromarcia di mettere la mano dietro e girare la testa. Semplicemente girare la testa. Ora c'è questa telecamera, chi poi ce l'ha da 180 gradi, 360 gradi, chi prende anche l'aspetto laterale, chi ha i sensori sotto il paraurti, chi non ce l'ha. Cioè ci sono tante versioni, ma la telecamera non sempre la gente la guarda. Magari si affida più sull'avviso acustico, quel pip 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 non guardando. Allora in quel caso lì trovo che sia utile l'ADAS dell'anticollisione posteriore, per esempio, che frena se passa un ciclista, se passa, c'è dietro un bambino, e effettivamente è un ADAS molto utile che aiuta di sicurezza. L'anticollisione davanti, nel caso uno non frenasse, frena la macchina,
Anche quello non sempre è utile, a mia opinione, in quanto talvolta può operare delle frenate esagerate, perché è in base anche alla taratura della distanza di sicurezza che uno preimposta nella macchina. E quindi ci sono delle frenate che risultano essere esagerate e magari questo può far causare un tamponamento magari posteriore a chi vi segue. Quindi gli ADAS non sono sempre utili. Altra mia opinione è quella di avere la regolazione, più si ha regolazioni sulla macchina, adesso si usa, una volta era solamente su supercar o macchine estremamente con prestazioni estremamente elevate, ora invece anche sulle macchine quelle normali di fascia premium si può settare di tutto e di più. Ok, è utile, ma pensate un attimino se io tutte le volte che andassi in macchina dovessi avere le competenze di un Hamilton, di un Alonso, e settarmi la macchina addirittura in su ogni strada il ripartitore di frenata, e quando riuscire, quando avere l'impegno di frenata, quando avere il traction control più pesante, meno pesante, dovrei avere delle competenze veramente da pilota, e quindi non tutti ce l'hanno, non tutti hanno l'idea di cosa effettivamente fa il congegno elettronico, e secondo me qua è la grossa pecca nel settaggio. Perché ok avere i vari mod di guida che aiutano e ti facilitano nella guida. Sul bagnato, sulla sabbia, sulla modalità comfort, modalità sport, tutte cose bellissime che facilitano la guida. Ma, e qui vi lancio una domanda, non è che questa facilitazione fa perdere la sensazione di guida? Secondo me in alcuni casi, in alcuni che magari sono molto giovani o che non hanno ancora esperienza, effettivamente questo fa perdere la sensazione di guida. Infatti nei nostri corsi in pista noi vogliamo insegnare su una macchina che non ha dispositivi, non ha traction control, non ha ABS, non ha niente, perché così poi uno se va sulla propria macchina capisce effettivamente cosa quel dispositivo va a fare, quale aiuto vi porta, e quindi può esservi ironicamente più di aiuto di quanto è adesso, perché alcuni prendono questi dispositivi semplicemente come un costume da Superman. Ah, ma tanto il traction control, quindi io posso anche sul bagnato partire a scheggia, tanto l'elettronica mi taglia la potenza. Non è vero, questo non è assolutamente vero, perché anche l'elettronica ha comunque una limitazione che è la fisica, quindi dove la macchina oltre quel livello non può andare, quindi se uno perde completamente il controllo lo perde anche molto male, perché vuol dire che è fuori a ogni parametro e fuori al limite. Quindi ecco, io prima farei imparare su un'auto che non ha niente per capire bene la macchina, come si comporta, la trazione anteriore, la trazione posteriore, i quattro ruote motrici, per riuscire a capire bene e guidare bene. Poi dopo posso utilizzare, in mia opinione, i meccanismi e gli strumenti agevolati che ci sono al giorno d'oggi. Non tutti però, perché come ho detto alcuni, come il Lane Assist, ma potrei elencarne altri, sono secondo me estremamente invasivi della guida e per cui possono creare anche dei grossi problemi. L'ultima parentesi, anche a livello di spie rispetto alla mia epoca, una volta quando arrivavano fuori le spie, è vero che la spia dell'olio voleva dire che esplodeva la macchina. Adesso ci sono varie spie, ma c'è anche una sorta di ansia, perché ci sono spie per tutto. Quindi uno quando va in giro in auto e sente bip 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 bip, non sa più effettivamente cosa andare a guardare, cosa fare, cosa non fare, e per cui effettivamente crea uno stato d'ansia che uno è sempre in attesa che magari ha fatto qualcosa e ci fosse qualcosa. Bene, questo era solo per rispondere ad alcuni dei nostri clienti che ci hanno posto queste domande e curiosi. Non mi resta che dirvi di iscrivervi al canale, mettere un mi piace al video se vi è piaciuto, e alla prossima ragazzi.